quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. È una constatazione che è sotto gli occhi di tutti, perché se era vera ai tempi di Gesù, lo è ancora di più ai nostri giorni, dove sempre più parrocchie sono senza preti, si chiudono conventi e monasteri e le chiese sono sempre più vuote. Questa frase interroga anche noi sulla disponibilità a collaborare con il Signore, però può colpire la conclusione a cui arriva Gesù, che dice: «Pregate». Noi avremmo detto piuttosto: «Diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche», perché sotto sotto forse pensiamo che pregare sia un po' una perdita di tempo. Nei nostri gruppi parrocchiali e tra i sacerdoti e i religiosi stessi il rischio dell'attivismo è molto grande, perché ci sono tanti bisogni, perché si devono organizzare incontri e attività varie, perché tutte motivazioni più che legittime, ma che possono farci dimenticare che noi siamo il corpo di Cristo e non semplicemente enti assistenziali o educativi. Ed è il Signore della messa a disporre dei tempi e della fecondità del nostro operato. È vero, servono braccia, ma ci dice Gesù che le braccia non bastano se non c'è il supporto della preghiera. È la preghiera che ottiene il dono di nuovi lavoratori e dà energia alle braccia. Ricordate l'episodio raccontato nel libro dell'Esodo in cui Mosè sostiene il popolo in battaglia restando tutto il tempo su un monte con le braccia alzate al cielo? E poi, per fare cosa sono pochi gli operai? Per l'apostolato, certo, che consiste però non solo nell'organizzare catechesi e attività, ma anzitutto per provare compassione per i fratelli e le sorelle stanchi e sfiniti, portando loro la carezza di Dio. L'umile sostegno della preghiera e dell'ascolto offerto a chi fa fatica, quante ne può dare? Il tempo di Avvento ci fornisce un'occasione preziosa in questo senso, o perlomeno ce ne offre la possibilità. Sta a noi saperci ritagliare il tempo e lo spazio per farlo, per essere sempre più e sempre meglio discepoli che attendono e preparano l'arrivo del Signore, ma anche per dare ossigeno alla nostra vita, perché, come diceva il filosofo Kierkegaard, pregare è respirare.